Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Come sempre, date un'occhiatina veloce al mio sito se ne avete voglia, perché ci sono sconti sui miei libri, trascrizioni e quant'altro. Vengo subito al dunque, oggi voglio dire più cose possibile nel minor tempo possibile. Allora, è una lezione un po' particolare, che volevo fare un po' da tempo, ma ho sfruttato, diciamo, la richiesta del nostro ormai fans più attivo, come si dice su Facebook. Vi darò il badge, il nostro Antonio, il nostro amico Antonio, che ringrazio, e il quale mi chiedeva, per chi come lui, che magari lavora da lunedì a venerdì, da mattina a sera, la sera arriva a casa stanco, insomma poco tempo da dedicare allo studio e basso, quale può essere un approccio o un programma di studio in quelle occasioni lì. Allora, non è una domanda semplice a cui rispondere, nel senso, la mia esperienza è un po' particolare perché io a parte i primi anni dopo, diciamo, dopo la scuola in cui ho fatto tutt'altro, poi un discorso lungo che magari farò in un'altra occasione, però ho sempre fatto musicista, quindi ho sempre avuto tante ore a disposizione, tranne ovviamente i giorni in cui uno suona, dei periodi tipo l'estate, praticamente non studio mai perché sono sempre a giro, però ecco, diciamo, in linea di massima io ho più ore ovviamente da dedicare allo studio. Oltretutto, soffrendo anche di insonnia, ho sempre sfruttato, diciamo, la notte per studiare. Comunque, provo a mettermi nei panni, di chi come Antonio, appunto, ha poco tempo, e io, ripensando un po' anche a determinati momenti della mia vita, nei quali magari avevo più impegni e quindi meno tempo per studiare, io mi facevo, innanzitutto degli schemi di argomenti, che volevo approfondire in quel determinato momento. Per esempio, avevo lacune nella lettura, scrivevo allora lettura, avevo lacune nel timing, eccetera, eccetera. Poi, quindi, praticamente gli obiettivi che vogliamo, gli argomenti che vogliamo approfondire, su cui vogliamo lavorare, i nostri obiettivi. Poi cercavo di unire, diciamo, un paio di argomenti insieme. Quindi vi faccio un semplice esempio: se voglio lavorare sulla velocità, per dire, e sulla conoscenza degli arpeggi su tutta la tastiera, posso inventarmi degli esercizi che mi fanno lavorare allo stesso tempo su entrambi gli argomenti, quindi farli magari col metronomo, diciamo, voglio fare tutti gli arpeggi minori. Oppure su due ottave. E via dicendo. Quindi in questo modo faccio un esercizio che però mi fa lavorare sia sulla mano destra, sulla velocità, ora ho preso due argomenti a caso, e sia su la conoscenza appunto degli arpeggi. Altro consiglio, quando non si ha il basso dietro, si può, dipende poi ognuno da cosa fa nella vita e che possibilità ha, eccetera, però diciamo in linea di massima io cercavo sempre di fare qualcosa anche quando non avevo appunto strumento a disposizione, e un'idea può essere quella di usare delle app, come avevo già detto qualche lezione fa, che ora si trova di tutto, ragazzi. E, ad esempio, le app per l'ear training, che magari c'è anche quelle a quiz che fanno sentire due note, devi riconoscere l'intervallo, quindi ti dici magari cos'è, una sesta maggiore, una settima minore. Settima minore, indovinato per dire. Oppure quelli che ti stimola la
la velocità della lettura, ad esempio, ti dà una serie di note e devi indovinare nel minor tempo possibile, può essere un'altra idea. Oppure mettere delle app più rivolte al timing, quindi che c'era addirittura delle applicazioni che dovevi col tap, diciamo, col dito, fare le varie figure ritmiche. Sono tutte idee, sono tutte cose che ho fatto io perché mi piacevano, però non è detto che possano essere più utili. Altra cosa, l'ascolto. Ecco, questo invece è una cosa seria. L'ascolto, secondo me, è la base di tutto. Quindi se avete modo anche, non so che lavoro fate, però se avete modo, ascoltare musica e ascoltare vari tipi di musica, vari generi, anche cose che magari all'inizio diciamo no, questo non proprio. Musica classica, no, sforzarsi un pochino e provare perché vi assicuro che in ogni genere musicale, in ogni epoca, in ogni stile c'è sempre qualcosa di bello, tranne nel metal. No, scherzo. Quindi, questo è un altro consiglio: l'ascolto. E poi, per esempio, io quando sentivo dei brani alla radio, magari iniziavo col dire questo brano è maggiore, mi segnavo il titolo, poi quando arrivavo a casa andavo a vedere. Poi iniziavo, questo brano gira su primo, quarto, secondo minore, quinto. Mi segnavo, scrivevo cosa avevo pensato, andavo a casa e verificavo. Questo poi aiuta o con le melodie, con gli intervalli. Questa melodia inizia con una quinta. Invece una quarta per dire. Quindi è tutto materiale che comunque assorbiamo, ci aiuta un po' nello sviluppo dell'orecchio, eccetera, eccetera, anche quando appunto non abbiamo lo strumento dietro. Invece quando siamo diciamo a casa abbiamo quell'ora, quella mezz'ora, quelle 2 ore, ognuno poi ha il suo tempo. Il mio consiglio numero uno è quello di spengere i telefoni, staccare i social, perché magari un'ora, però sfruttata bene, vale più di 6 ore in cui uno una volta va a bere il caffè, una volta risponde all'amico, una volta manda messaggi, fa post su Facebook. Quindi quell'ora lì dico la dedico allo studio e basta. Quindi poi ovviamente ognuno magari ha figlioli che fanno casino, la moglie che rompe le scatole, parlo piano, si sa mai. No, per quello si va d'accordo perché siamo musicisti tutti e due, quindi ci si capisce a vicenda. Scherzi a parte. Ultima cosa, io ho trovato anche, ecco, negli anni, cioè ultima cosa perché poi vola il tempo, le lezioni diventano troppo lunghe e ho difficoltà poi a caricarle, quindi farò delle puntate per ogni argomento perché sono tante le cose da dire effettivamente. Io ho trovato un programma, ora sono passati anni a ricordarsi il nome. Era comunque una specie di app pensata per gli studenti, sicuramente ora ci saranno anche più diciamo innovative, più tecnologiche, però mi permetteva di fare, diceva, inserisci le materie, perché era ovviamente dedicato appunto a studenti delle superiori, così. Io invece mettevo, dato che il microfono, ma si fa uguale, io invece mettevo per dire mano destra, poi lettura, solfeggio, armonia, tecnica, eccetera, eccetera, mettevo mezz'ora, un'ora, 15 minuti con degli obiettivi e questo mi aiutava un po' a programmarmi lo studio, può essere un'altra idea.
Un ultimo consiglio che vi do è quando siete stanchi, soprattutto appunto chi arriva la sera a casa dopo una giornata di lavoro, o lasciate perdere, che a volte studiare controvolle è più che produttivo, è proprio fa peggio che meglio. Oppure dedicatevi solo alle cose che vi danno più piacere, nel senso. Per me suonare poi i brani è la cosa più appagante, quindi se un giorno non ho voglia, non ho la testa perché ho pensieri, però magari voglio suonare, faccio dei brani che mi piacciono, comunque studio dei brani, in particolare piuttosto che mettermi a fare esercizi. Quindi questo è un altro piccolo consiglio che vi do. Mi fermo qui perché se no mi dilungo troppo. Però ci sarà un seguito perché è un argomento interessante che secondo me può essere utile per molti bassisti, per molti musicisti. Non è semplice l'organizzazione dello studio, non è semplice e ci sono tantissimi fattori che influenzano poi ognuno di noi, insomma. Però si può sempre trovare una soluzione comoda e diciamo si può ottimizzare anche quel poco tempo che abbiamo per migliorarci, appunto, per studiare. Antonio, io spero di in qualche modo di averti dato degli spunti, però in 10 minuti non è semplice. A tutti voi ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace se trovate queste lezioni interessanti, altrimenti c'è sempre pollice in giù, oppure di richiedermi qualche lezione su determinati argomenti che volete approfondire, quindi o cover o tutti gli argomenti teorici, tecnica, fretless, eccetera, eccetera. Se vi piacciono, condividetele, così piano piano diciamo, mi ingrandisco io, ma diventeremo poi una community perché comincia a essere veramente un piacere, ecco, ricevere tanti commenti. Mi piace. Vi saluto, vi auguro una buona serata e poi ci vediamo al prossimo video.